a questo punto la domanda che ci facciamo tutti quanti, beh, grande iniziativa, il privato ha dato un segnale importante di fortissima solidarietà e fortissima attenzione, non so, ma una sorta di coesione tra istituzione pubblica e istituzione privata e popolazione tutta che ha donato la coesione. Facciamoci la domanda, cioè, bene, l'ASL ringrazia. E quale risposta dà l'ASL, oltre che ringraziare con veramente con profondo sentimento quanto è stato, perché il nostro debito è nei confronti della popolazione, nei confronti dei cittadini, e dico un'altra cosa, nei confronti del personale che lavora con immenso impegno e dedizione nell'azienda. Ecco, ringrazio Giorgio Paravano che mi ha dato spunto per fare, dice non siamo contrari alla politica degli annunci. No, io vi devo dire con grande serenità, e sarà dimostrata ed è dimostrata dai fatti, che il cambio di passo è stato dalla politica degli annunci alla politica dei fatti. Vi racconto poche cose, non voglio prendere tempo, mi scuso con tutti, però che cosa è successo in questi mesi? Beh, le cose importanti sono accadute. Tra pochissime settimane, e le settimane servono solamente per l'organizzazione, si apre il Delta 7, un attesissimo da anni, che ha una capacità enorme, perché parliamo di tre piani con una capienza di 180 posti letto, parliamo del piano terra ambulatoriale e degli ulteriori ambulatori piani. È un polmone importante per l'ospedale che ha due vantaggi. Uno, consente finalmente un'aggregazione funzionale di discipline. Secondo vantaggio è quello finalmente dà proprio in questa creazione funzionale respiro al personale, perché aggregandoli c'è anche una condivisione assistenziale che alleggerisce la pressione operativa. Secondo punto, l'ospedale di Avezzano, il nuovo ospedale di Avezzano. Il nuovo ospedale di Avezzano tra pochissimo sarà, con questo parliamo di, diciamo così, pochissimi mesi, dovrebbe esserci ancora un residuo di 80 giorni, verrà consegnato il progetto tecnico esecutivo del nuovo ospedale di Avezzano. Che la regione, e qui ovviamente voglio dire, abbiamo l'espressione di vertice, la regione porterà al ministero per l'accordo di programma. L'ospedale Avezzano non è più un mito, io vi dico solamente questo, qui con me una specializzanda di Sapienza che sta facendo formazione all'Aquila, sono professore di Sapienza, con altri, che mi racconta, giovanissima però mi racconta dell'ospedale Avezzano come di un mito che ancora non ha trovato consistenza. L'ospedale Avezzano è una realtà. Vogliamo parlare del 118 dell'Aquila, di qui a poco anche questa, di qui a poco parliamo, poco significa settimane, potremo pensare alla realizzazione, diventerà realtà. Vogliamo parlare dei 7 posti letto, questo ve lo cito perché ha un'importanza strutturale. I posti letto di terapia intensiva dell'ospedale Avezzano, il prefabbricato finanziato dalla struttura commissariale, non si potrebbe dire sì, però il Covid è in diminuzione, altri 7 posti letto in terapia intensiva per il Covid, servono o non servono, a parte che c'è una dotazione che ci siamo impegnati ad avere, ma cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto che questi posti letto siano convertibili in subintensiva o in degenza ordinaria, e chi conosce l'ospedale Avezzano sa benissimo quanto è importante avere un polmone di posti letto in degenza ordinaria. E chissà quello che sta accadendo a livello nazionale, il famoso decreto ministeriale 70 è quello che ci crea tanti problemi e ci dà tante ansie, prevede obbligatoriamente per tutti i presidi ospedalieri di avere posti di subintensiva 0,04 per 1000 abitanti. Noi ce l'abbiamo, li abbiamo pensati, saranno i posti letto di riconversione di questa terapia intensiva. Abbiamo già i posti letto di subintensiva che il nuovo DM70 conosciuto ci chiederà di avere. Non vi racconto altre cose che sono in corso proprio per poter rimodulare quelle che sono le opzioni all'interno del perimetro della ricostruzione dei presidi ospedalieri, però sarà materia con cui c'è un dialogo aperto con le istituzioni, sarà materia di riflessione la prossima volta. E tutti quanti mi dovranno, si stanno chiedendo, ebbene vabbè, abbiamo
hanno detto sterilizzato 118, bello, va benissimo così. E per il resto che sta facendo? Vogliamo parlare di personaggi? Parliamo di personaggi. La prima cosa, forse la più semplice, è partito quello che si chiama articolo 22 del contratto collettivo nazionale del lavoro. Significa nominare, quando c'è una vacanza di un primario, nominare un facente funzione. Fino ad oggi la situazione era molto, come dire, sfumata, sfocata. Abbiamo bandito tutti i concorsi, abbiamo finalmente, istituzionalmente, con procedure pienamente condivise, per ogni vacanza un facente funzione. Ma non ci basta, assolutamente non ci basta, è solo questione di tempo. Perché? Perché sono già partiti i concorsi per primario che erano stati autorizzati dalla regione che fu tempestiva in questo nel lontano ottobre 2020. Sono partiti, erano 8 concorsi, sono partiti. Ci basta? Non ci basta. Non ci basta perché dobbiamo correre, perché l'articolo 22 ha 9 mesi più 9, pochissimo tempo. La regione ci sta autorizzando, perché abbiamo chiesto l'autorizzazione, i concorsi per primario di tutti i posti apicali vacanti nell'azienda sanitaria. Tutti. È stata richiesta l'autorizzazione per tutti e verrà l'autorizzazione per tutti. Pensiamo ai precari, stabilizzazioni. Stiamo andando rapidamente avanti con le stabilizzazioni della Madia, ma non solo. La regione ha fatto una delibera illuminata, la 612 recentissima, che consente di stabilizzare anche quelli che sono a tempo determinato, che sono in graduatoria in un'altra, in altre regioni. E ce ne abbiamo fatti 5 l'altro giorno. Siamo già partiti nell'attuazione della delibera per stabilizzare i precari. Questo è quello che è stato fatto, non è quello che si vorrà fare. Quello che si vorrà fare non lo racconto neanche, proprio perché seguo, diciamo così, l'indicazione di Giorgio. Non parliamo di politica degli annunci, parliamo di politica dei fatti. Questo è quello che è stato realizzato, questo è quanto lo devo raccontare, perché era mio dovere raccontarlo. E chiudo però con un secondo ringraziamento profondo e sentito alla Cassa della Fondazione Cassa Risparmio Provincia dell'Aquila, ovviamente a Lance, a L'Aquila per la Vita e all'Associazione Vado e a Promedia. Grazie. Grazie a voi. Chiamiamo il padrone di casa, colui che oggi ci ha gentilmente ospitato per questa cerimonia, il direttore del dipartimento, Guido Macchiarelli. Prego, professore. Vi chiedo naturalmente ancora una volta di stringere con i tempi perché abbiamo ancora molti interventi. No, possono stare anche qui. Innanzitutto buongiorno a tutti, un saluto alle autorità, ai vini, militari, religiose. E devo dire, sono veramente onorato di vedere che L'Aquila e l'Abruzzo sono rappresentati qui ai massimi vertici. Per noi dell'università avere qui tutte queste persone, diciamo, società civile, società istituzionale della nostra università, è veramente un onore e un piacere. Questo significa che l'università è realmente al centro dei cuori di tutti voi e di tutti noi. E questo è una cosa che io veramente apprezzo a nome del dipartimento che rappresento. Ovviamente non ripeto le persone che tantissime sono state protagoniste di questa splendida impresa, ma va il ringraziamento sentito del dipartimento e quindi mio personale. Il presidente della fondazione e le illustre personalità che mi hanno preceduto hanno ampiamente espresso questi sentimenti di profonda gratitudine. Una parola in più, non perché non sia stata fatta, ma perché ci tengo particolarmente, va a tutti i cittadini, concittadini e concittadine che hanno appoggiato anche in modo sostanziale, concreto, questa iniziativa, perché il nostro dipartimento si
basa su un principio di solidarietà. Quindi per noi la solidarietà rappresenta il senso del progetto che il nostro Dipartimento ha voluto mettere in piedi. Per noi l'università deve essere un'università al servizio della comunità. Nel nostro caso, per quello che riguarda la grande componente della salute, al servizio del paziente, al servizio degli studenti che dovranno diventare un giorno gli operatori sanitari in questa comunità. Quindi chiudo qui il mio intervento, dovrei fare tanti nomi per cui il tempo non me lo consente, voglio essere però rispettoso di tutte le persone che realmente hanno partecipato in modo entusiasta, in modo concreto a questa iniziativa. Una sola persona voglio nominare perché ci fa onore averlo tra i nostri membri, è Franco Mariangeli, a cui il Dipartimento esprime rispetto e grande ammirazione. È stata la prima forse azione della mia direzione, quella di supportare il professor Mariangeli, e devo dire che ne sono particolarmente lieto. Grazie. Grazie, grazie professor Mariangeli. Un grande saluto anche da parte di Antonio Megozzi, il professor Megozzi che è in rappresentanza del rettore Edoardo Alessi. Grazie professore, le chiedo anche a lei brevità. I saluti del mio scalabio del professor Alesse, che non può essere qui perché oggi impegnato in relazione all'accademico a Foggia, e anche i ringraziamenti dell'Università dell'Aquila alle associazioni che hanno permesso questa splendida iniziativa. Chiaramente l'importanza dei temi della sanità si è diventata praticamente cogente periodo della pandemia, che è stata la possibilità di avere pandemie di questo tipo è stata ampiamente sottovalutata nel passato. Pensate a quello che è successo agli inizi del secolo, no? Nel secolo scorso, con la pandemia, con la spagnola. Noi quest'anno hanno dato per il Nobel per la fisica, io sono un fisico, quindi sono abbastanza fuori. Ambiente qua, però hanno dato il premio Nobel per la fisica a Giorgio Parisi, che ha studiato sistemi complessi, questo ha preso il premio Nobel, ha dato tutti i fondamentali, e la nostra società moderna è certamente un sistema complesso, i sistemi complessi sono intrinsecamente fragili. La pandemia spagnola fece il 3% di morti della popolazione mondiale, cioè il 3% delle persone morì la pandemia spagnola, presumibilmente sono dei stime. Il mondo era molto meno interconnesso allora. Adesso è assolutamente molto più interconnesso e più fragile per questo. Immaginate anche un'altra cosa, noi siamo stati molto vicini a delle pandemie simili a queste con la diaria all'inizio del 2000. Pensate cosa sarebbe successo all'inizio del 2000 se ci fosse stata una pandemia simile. Non avremmo avuto le nanotecnologie che ci hanno aiutati nei vaccini RNA per mandare il RNA all'interno delle cellule. E pensare quindi che i vaccini sarebbero avuti, sicuramente sarebbero stati sviluppati molto, molto più lentamente, e non si può nemmeno immaginare un attimo cosa potrebbe succedere. Quindi, insomma, il nostro ringraziamento, diciamo, di parte di tutta la comunità umana per i progressi che la scienza fatto in questi anni. Io ringrazio anche la città di Aquilano, ovviamente le associazioni che qui nel nostro piccolo hanno contribuito a questo importante risultato per la nostra comunità. Grazie professore, grazie a te per il fatto. L'assessore regionale della sanità Nicoletta Verì, per un saluto anche da parte sua, visto che parliamo di sanità e parliamo di cura, accompagnare alla cura, all'assistenza, alla comunità. Il murales che abbiamo visto in fondo all'intervento di Franco Mariangeli era proprio questo, segni di comunità, di accompagnamento alla comunità. Prego, assessore. Grazie.
Grazie, buongiorno a tutti. Esprimo tutta la mia stima e tutta la mia gratitudine a tutte le associazioni presenti che hanno fatto sì che oggi siamo presenti qui per inaugurare una sede importante. Ma oggi è una giornata importante anche per contestualizzare il lavoro svolto da parte della Regione Abruzzo, del sistema sanitario e soprattutto dalla sinergia che ha portato questa regione, definita canaglia negli anni precedenti, ad essere oggi definita regione virtuosa. Regione virtuosa perché tra le prime a livello nazionale di aver organizzato un sistema che ha dato adeguate risposte sia per quanto riguarda i posti di terapia intensiva e subintensiva della nostra regione, sia per quanto riguarda l'assistenza domiciliare dei pazienti Covid attraverso le organizzazioni delle USCA e delle UCAT. Il professor Romano, il direttore Romano, ha poc'anzi elencato il lavoro svolto nell'ultimo periodo, negli ultimi mesi, da parte di questa azienda. Il professor Romano ha dimenticato di aggiungere, e lo voglio sottolineare, che questa è l'unica ALS che ha una mobilità attiva, è l'unica che non ha mobilità passiva. Vuol dire che grazie al vostro know-how, grazie alle vostre capacità di tutti i professionisti e alla tecnologia che oggi andiamo ad aggiungere, questa ALS si può fare capofila nella nostra regione per essere portatrici di esempi di eccellenza, di efficacia ed efficienza nella nostra regione. Noi abbiamo da poco stilato, quindi ringrazio anche il dottor Cosenza dell'Agenzia Sanitaria, una rete ospedaliera che rivede l'Aquila e l'AS 01 ad avere ulteriori discipline che negli anni precedenti non c'erano. Parallelamente stiamo portando avanti una rete territoriale basata sul Lab SPOC, ossia quella vicinanza, quella sanità di prossimità che proprio il Murales voleva identificare, affinché anche quell'assistenza domiciliare, come il presidente dell'associazione andava a sottolineare, domiciliare oncologica, che forse in questo periodo ha subito qualche carenza, possa recuperare nel più breve tempo possibile quell'assistenza adeguata anche attraverso l'innovazione tecnologica che il piano PNR, il piano della resilienza, porterà alla nostra regione. Voglio anche sottolineare che Cittadinanza Attiva proprio qualche giorno fa ha chiesto una relazione per quelle che sono le liste d'attesa e ancora l'abbattimento delle liste d'attesa della nostra regione, e avete letto tutti sulla stampa che ha espresso i complimenti, ha dichiarato i complimenti alla nostra regione per la trasparenza e per il modo con il quale ha lavorato. È anche vero che grazie alle ordinanze, qui permettetemi di ringraziare sempre il presidente Marsilio, che nel periodo della pandemia è stato un po' il nostro direttore d'orchestra, grazie alle nostre ordinanze abbiamo fatto in modo che anche quei pazienti che erano in un caso di gravità, ossia quei pazienti che dovevano essere operati, ricevessero nel breve tempo possibile quell'assistenza e quella cura adeguata. Abbiamo cercato di non lasciare indietro nessuno, ma soprattutto oggi dobbiamo far emergere quel nostro orgoglio abruzzese che tutti noi cerchiamo di mantenere nella nostra identità. Grazie. Grazie, Assessore Verini. Prima di concludere con gli interventi istituzionali dei rappresentanti degli organi della nostra regione, volevo chiamare però il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi. Buongiorno a tutti, mi atterrò ai tempi contingentati e quindi riduco la parte relativa ai saluti.
però credo che questo sia un bel esempio di un pubblico con idee chiare che insieme ad un privato che recupera quello spirito di mecenatismo che ha fatto grande questa città è in grado di portare risultati e risultati concreti, e io spero che questo sia il primo passaggio e sia da viatico al ripristino integrale, per esempio, delle prestazioni chirurgiche e di tutta quella parte in cui gli anestesisti diventano fondamentali, come la parte analgesia, che è stata una delle conquiste di civiltà di questo ospedale. Tornare indietro al tempo intercorso tra il marzo 2020 ed oggi, ci sarebbero centinaia di episodi e di aneddoti da raccontare, dai messaggi di Franco alle 5 di mattina, ai giorni in cui materialmente razziavamo le nostre aziende per recuperare le visiere da giardinieri per darle agli operatori di area critica, fino alle suppliche, alle agenzie, alle aziende farmaceutiche del territorio che rinunciavano a una parte della loro produttività per dare presidi indispensabili agli operatori sanitari e non di questa, di questa azienda. Dicevo, però, se dovessi tornare indietro, due episodi mi sono rimasti impressi. Il primo è durante la giornata frenetica dei lavori al G8, quando io e Guido eravamo praticamente ospiti fissi da queste parti. C'era un ragazzo, un giovanissimo elettricista, tra l'altro credo marsicano, che stava lavorando in mezzo a medici, ad infermieri abituati a vivere condizioni di criticità, e lui era con la sua P3, con tutto il polverato, a lavorare lì, a creare le condizioni affinché nel reparto, nel G8, si potesse lavorare in condizioni di sicurezza. Io l'ho definito pubblicamente il soldato di una guerra che non si era scelta, che forse non era neanche la sua, e questa dimostrazione che il Covid è stata una battaglia che ci ha visto tutti coinvolti, chi più nemmeno, ma ognuno di noi è stato in trincea in quei giorni, senza differenze di ruolo e senza differenze di territorio. E la seconda cosa che mi è rimasta impressa è una mattina, Franco, credo che fosse una domenica, mi chiama e mi dice: stamattina ti devo chiedere un'altra cosa. Dissi: dimmi, mi serve un tricolore. Mi ricordi che disse: mi devi procurare un tricolore. Sì, il tricolore, sì sì, lo dobbiamo mettere, lo dobbiamo appendere al palo della luce fuori al G8. E quella richiesta, che sembrava così un po' un mezzo, un po' fuori luogo, in un momento in cui servivano decine di altre cose, invece era un passaggio significativo, era la riaffermazione che lo Stato c'era in qualsiasi condizione, che le istituzioni erano pronte a fare la loro parte, che il tricolore sventolava come simbolo di garanzia di una sanità che pur tra mille difficoltà ha fatto il suo ruolo e ha rappresentato un punto di riferimento per tutti i cittadini della nostra città, della nostra provincia, della nostra regione e della nostra nazione. Grazie. Grazie. Consiglio regionale Roberto Sant'Angelo, un saluto veloce, vicepresidente, visto che è rappresentato anche il consiglio regionale. Oggi chiudiamo poi con il presidente Marsilio, con il quale poi ci accingeremo a visitare il reparto. Allora, buongiorno a tutti, un saluto a tutte le autorità civili, religiose e militari intervenute quest'oggi. Un saluto veramente breve, ma il Consiglio regionale d'Abruzzo rappresenta tutti, l'unità di tutte le forze politiche, e non poteva non essere presente oggi, in cui l'unità tra il pubblico e il privato ha fatto sì che tra poco inaugureremo un reparto importantissimo e strategico per la nostra città. Quindi devo dire, io lo dicevo al direttore della Fondazione, la Fondazione per questa città gioca un ruolo di player, un giocatore importante, perché dal macchinario specializzato per l'urologia e altri macchinari è sempre disponibile a metterci la faccia e le risorse affinché poi i progetti vengano realizzati. E così anche le ONLUS che si sono impegnati per sensibilizzare, diciamo, la nostra comunità. Quindi a voi va il plauso di tutto il Consiglio regionale, che siete d'esempio per tutti noi. Grazie. Grazie, grazie Roberto Sant'Angelo. Presidente Marsilio, l'onore di chiudere questa cerimonia.
cerimonia che doveva essere così, perché naturalmente il momento è importante per tutto il territorio regionale. Grazie per essere brevi, dicevo una battuta, ritengo tutti salutati e ringraziati. La prima riflessione che voglio fare è di ordine così culturale. In altri paesi del mondo, in particolare nei paesi di cultura anglosassone, negli Stati Uniti soprattutto, non ci sarebbe nessuno stupore, sarebbe la normalità quella di periodicamente inaugurare reparti o aprire nuove istituzioni, enti, un'ala di un museo piuttosto che un reparto di un ospedale, grazie all'iniziativa dei privati e del privato sociale, le fondazioni, le associazioni, le grandi istituzioni intorno alle quali la società civile poi si manifesta, si unisce, è il meglio, diciamo, dell'imprenditorialità, della cultura, di un territorio, poi proietta anche un'immagine positiva di sé, lascia un segno tangibile della propria presenza e del proprio percorso. Purtroppo in Italia questo accade poco, e quando accade stiamo qui magari appunto con stupore a ringraziare per quel fortunato evento. Ovviamente ne siamo ben lieti e siamo davvero fino in fondo grati alla fondazione, all'associazione, alle associazioni, all'associazione di categoria e agli imprenditori che hanno voluto fare questo. Non è un esempio peraltro isolato, ne siamo anche orgogliosi. L'assessore avrebbe potuto raccontare anche in Val di Sangro, quando, diciamo, un'altra località dove l'industria è ben presente e si è fatta sentire, ci ha dato una mano per sostenere anche lì gli ospedali di Atessa, di Lanciano, e così in altri luoghi dove abbiamo potuto incrementare, diciamo, le dotazioni pubbliche con questi interventi privati. L'assessore ha già ricordato, e la ringrazio anche per avermi definito il direttore d'orchestra, ma insomma, hai voglia di dirigere se l'orchestra non ha buoni strumentisti, non ha bravi professionisti che sanno poi tradurre in pratica, e se abbiamo potuto affrontare con i risultati che ha raccontato anche l'assessore grazie a questo gioco di squadra. È un gioco di squadra che io ci tengo a sottolinearlo, riguarda tutto l'Abruzzo, e quella, no, il principale cruccio, il principale tema che cerco di tenere presente ogni volta che abbiamo di fronte una strada da imboccare è quella di garantire la crescita omogenea e equilibrata di tutto il territorio. Il superamento di quel campanilismo che ha troppo spesso costituito una debolezza intrinseca della nostra regione e che ha impedito a volte di fare passi in avanti nella diffidenza del pregiudizio che questo avrebbe favorito qualcuno contro qualcun altro o a discapito di altri. Non è così, cioè, lavoriamo per dimostrarlo ogni giorno, e credo che quello che abbiamo fatto nel piano di potenziamento della rete COVID, nell'affrontare la pandemia, nella presentazione della rete sanitaria, che non è emergenza, è ordinaria amministrazione, ma fa tesoro anche di come abbiamo affrontato ovviamente l'emergenza, credo che lo stiamo dimostrando. I posti letto che abbiamo realizzato per il potenziamento della rete Covid sono gli stessi e sono in proporzione alla popolazione assistita per ognuna delle quattro province abruzzesi. Vale per i posti di terapia intensiva, vale per i posti di subintensiva, vale per i posti di area medica, insomma dei reparti di malattie infettive, vale per i percorsi protetti e separati dei pronto soccorso e delle altre strutture, degli altri accessi ai nosocomi, vale appunto in generale per tutto. E ringrazio anche il direttore Romano, che sta anche recuperando qualche ritardo nell'aver raccontato ciò che a breve saremo in grado di mettere in campo, realizzando alcuni interventi che si attendevano dalle calende greche da troppo tempo, per i quali finalmente c'è una concretezza che nasce da un lavoro molto pragmatico, molto puntuale sui problemi, sui temi, cercando di dare soluzioni ai problemi, lavorando tutti insieme su alcuni di questi progetti. Io ricordo di aver riunito intorno a un tavolo tutti i principali esponenti della
maggioranza della politica a Milano, dal vicepresidente Emanuele Imprudente, al vicepresidente del Consiglio Sant'Angelo, all'assessore Liris, che avendo condotto la borsa, un altro diciamo, a Milano di peso, per tenersi da conto, per fare le cose, e con la piena sintonia e consapevolezza dell'assessore e successivamente vedo anche del direttore dell'Agenzia Sanitaria Cosenza, abbiamo costruito questo percorso sulla centrale del 118, oltre che su tutti gli altri interventi che riguardano una ASL particolarmente complessa per la densità, per la estensione del territorio che riguarda quasi metà del territorio regionale, che evidentemente non può concentrare come magari in altri territori gli interventi nel capoluogo, ma deve distribuirli in maniera organica su tutto il territorio provinciale, quindi questo rende più difficile e più complesso diciamo, realizzare i progetti e portarli avanti, ma ciò non toglie che credo che possiamo dimostrare, quando ho raccontato gli interventi prima di me, che questi interventi li stiamo realizzando, che gli impegni li stiamo onorando e che speriamo di poterlo continuare a fare anche con il supporto del privato sociale, con il supporto di una società civile, di una presenza, di una cittadinanza matura, consapevole e nobile, come nobile è sempre stata la città dell'Aquila. Grazie. Grazie.